In programma per il 6 e 7 ottobre, per il terzo anno consecutivo organizzato da Pistoia Corse con la collaborazione dell'Automobile Club Pistoia, il Rally Città di Pistoia fa parte della Coppa Italia Rally, nello specifico della terza zona, della quale sarà il quarto e ultimo appuntamento. La manifestazione sarà anche valida per il campionato regionale toscano a sci sport a coefficiente 1,5. Confermata quindi la presenza delle vetture World Rally Car, le regine delle corse su strada. Le prove speciali saranno 4, 2 al sabato e altrettante la domenica, a correre due volte, per un totale di 8 sfide e 90,9 km cronometrati. Sfide che saranno le stesse del 2017, la Sanripoli di 10 km, la San Baronto di quasi 7, la Monte Vettolini di 8 e la Casore, la più lunga, di 20. Confermata partenza e arrivo che sarà di nuovo nel centro di Pistoia, Piazza Gavinana, meglio conosciuta come il Globo. Riordinamenti previsti a Monsummano, Pistoia e Quarrata. La zona assistenza sarà di nuovo concentrata a Pontestella. Il quartier generale rimarrà nella sede pistoiese dell'Automobile Club in via Ricciardetto. Le operazioni di verifica amministrativa e tecnica si svolgeranno alla concessionaria Brandini nella zona industriale Sant'Agostino. Lo shakedown, il test con le vetture da gara, nella zona del Montemagno. Le iscrizioni si chiuderanno il 1 ottobre, la corsa partirà alle 16.30 di sabato 6 ottobre. Il primo concorrente all'arrivo incrocerà la bandiera a scacchi domenica 7 ottobre alle 16.50. La scorsa edizione, le immagini si riferiscono proprio a questa, venne vinta dall'aretino di Bibbiena Roberto Cresci, in coppia con Ciabatti su una Ford Fiesta VRC.